Salve amici, prima che il video inizi, voglio ringraziare David Chronicle per la donazione di 2 euro e Christian per la donazione di 5 euro. Vi chiederete perché abbia aperto le donazioni. Negli ultimi tempi sempre più persone mi chiedono di portare più video durante la settimana. Il problema è che da 4 mesi a questa parte, YouTube ha praticamente smesso di pagarmi per via dei contenuti ritenuti dagli inserzionisti troppo forti. Non mi interessa diventare ricco, ma capirete che non vedersi ripagate almeno un minimo le ore e ore di lavoro toglierebbe qualsiasi stimolo anche al più appassionato di questo mondo. Ci tengo a precisare che a me va benissimo portare anche un solo video ogni 10-12 giorni, in modo da non chiedervi nulla, ma se ne volete di più, l'unica soluzione è aprire le donazioni, e chi vuole aiutarmi può farlo cliccando il link in descrizione. Ogni donatore verrà ringraziato nel mio video, ma mi raccomando, fatelo solo se ne avete le possibilità, non rubate la carta dei vostri genitori, perché lo sapete, dovete fare i bravi. Ci troviamo a Jacksonville, in Florida, dove la telecamera di sorveglianza di una villa ha filmato due persone travestite da clown, che sanno benissimo di essere riprese, ma entrano ugualmente in questa proprietà privata. Uno dei due afferra una zucca, la spacca, fissa la telecamera per qualche secondo e poi scompare. Nei mesi successivi si venne a conoscenza del progetto fotografico Clowning, già molto in voga in California. Alcuni pensano che gli avvistamenti dei clown siano solo scherzi collegati alla festa di Halloween, e a rassicurare ulteriormente gli abitanti di Jacksonville ci ha pensato la polizia, che ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna chiamata relativa a qualche incidente. Dunque, tutto bene quel che finisce bene, magari un po' meno per i currofobici. L'8 giugno 1996, una ragazza di 23 anni di nome Jane Rimmer trascorse la notte festeggiando con gli amici al Continental Hotel nel quartiere di Claremont Perth, in Australia. Dopodiché si spostarono in un nightclub. Una volta arrivati, però, cambiarono idea e optarono per proseguire i loro festeggiamenti a casa di un amico. Alle 3 di notte circa, decisero di tornare a casa e quella fu l'ultima volta che videro Jane. Il 3 agosto, il suo corpo fu ritrovato a 40 km di distanza. La telecamera di sorveglianza del Continental Hotel mostra un uomo avvicinarsi alla ragazza dopo che si era separata dai suoi amici. Ma poco dopo, l'inquadratura cambia e non possiamo sapere cosa sia successo. Fatto sta che l'ipotesi più accreditata sia quella del rapimento, da parte di un serial killer responsabile della morte di due ragazze appena qualche giorno prima. La prova certa, però, non esiste. L'identità di quell'uomo rimane sconosciuta e la morte di Jane, ancora oggi, è un vero e proprio mistero. Questo video mostra il momento in cui un ragazzo di 14 anni affetto da gravi disturbi mentali riesce a scappare da un manicomio. L'identità dell'uomo che vedete camminare lungo questo corridoio è sconosciuta, nessuno sa perché fosse lì, fatto sta che è proprio lui a far scappare il ragazzo, lasciando aperta la porta. Pochi minuti dopo, un membro della sicurezza si accorgerà della porta aperta, ma ormai sarà troppo tardi. Le ricerche saranno inutili, nonostante il volto del ragazzo venga mostrato in tutti i notiziari. Qualche mese dopo, il suo corpo verrà ritrovato senza vita lungo un fiume. L'11 maggio del 2011, Amy Pitsen portò via suo figlio Timothy da scuola, dichiarando un'emergenza familiare. Le telecamere di sorveglianza di un hotel del Wisconsin li ripresero qualche giorno dopo, ed esattamente 3 giorni dopo, la madre fu ritrovata morta in una stanza di questo hotel, per quello che apparentemente risultava essere un suicidio. Suo figlio non fu ritrovato, ma una nota scritta dalla madre diceva che era al sicuro con persone che si sarebbero prese cura di lui e che non avrebbero dovuto cercarlo perché non c'era speranza di ritrovarlo. Gli investigatori erano convinti che la madre avesse pianificato la scomparsa del figlio già da molto tempo, dato che 2 mesi prima di questo fatto andò per ben 3 volte in quell'hotel, senza che il marito o chiunque altro ne fosse al corrente. Amy era reduce da un periodo di depressione e spesso abbandonava la propria casa per lunghi periodi di tempo. Ad oggi sono 6 anni che di Timothy non si ha più traccia, lasciando pensare che possa essere stato ucciso dalla madre poco prima di uccidersi a sua volta. Il 30 giugno 2014, un turista tedesco di nome Lars Mittank fu ripreso da una telecamera di sorveglianza di un aeroporto, mentre mostrava un comportamento molto bizzarro, poco prima di prendere un volo per la Bulgaria. Lars dovette prendere il volo successivo al suo, perché partecipò ad una rissa e ne rimase ferito. Quella notte chiamò dalla Bulgaria sua madre,
dicendole che aveva paura di morire. L'8 luglio venne ripreso dalla telecamera di sorveglianza di un aeroporto in Bulgaria, mentre correva disperato verso l'uscita, abbandonando tutte le sue cose. Secondo alcuni testimoni, fu poi visto scavalcare una recinzione di filo spinato, prima di scomparire in una foresta nei paraggi. Per quello che gli investigatori sono riusciti a scoprire, Lars non ha alcun tipo di disturbo mentale e nella sua borsa lasciata in aeroporto non fu trovata nessun tipo di droga. A 3 anni di distanza, nessuno sa dove sia e la madre, disperata, continua a cercarlo ininterrottamente. Bene amici, anche questo video è terminato. Io vi do appuntamento al prossimo. Nel frattempo, fate i bravi.